Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you're stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. Bella tosta, eh? Stamattina parleremo di lei e di Europa, ma di un tema e di tanti temi legati all'Europa. Perché Greta non è solo una studentessa svedese di 16 anni malata di autismo e convinta che il mondo possa essere migliore. Lei ogni venerdì va davanti al Parlamento e fa il suo sciopero in favore dell'ambiente. Che cosa ottiene? Probabilmente tantissima attenzione, vostra, perché lei ha la vostra età più o meno, poco più grande, poco più piccola. Non voterà forse, ma voi sì. E stamattina siamo qui per parlare di Europa immaginando una cosa molto semplice, qualcosa che voi forse neanche sapete. Perché l'Europa sembra sempre un'entità assolutamente non toccabile. In realtà voi la toccate, voi siete l'unica generazione rispetto alla mia e quelle precedenti vostre che dell'Europa ha avuto solo benefici, solo esclusivamente benefici. Voi avete l'euro, quindi se voi viaggiate dalla Grecia fino alla Svezia pagate sempre con la stessa moneta.
In Svezia no, ancora dove c'è lei, però poco prima sì, fino in Danimarca. Una volta bisognava cambiare sette monete per arrivare in un posto con tutti i cambi, le cose, le ricette. Se a voi poi avete i prezzi calmierati delle cose che comprate, è grazie all'accordo che fecero a Roma, nel lontanissimo 1972. Se voi dovete spostarvi all'interno dell'Europa e non presentare ogni volta il certificato medico e un passaporto che sia utile, è assolutamente... voi potete farlo. Ma c'è una cosa soprattutto. Quando nel 1950 un signore che si chiama Robert Schuman, che era ministro degli esteri francese, cioè aveva un nome tedesco ma in realtà era francese, da neanche 5 anni c'era stata la più feroce delle guerre mondiali, la seconda guerra mondiale. Morirono qualcosa come 60 milioni di persone. Ripeto, 60 milioni di persone. Potete capire che cifra pazzesca? Bene, questo signore cosa fa? In un attacco di follia dice ai paesi che poco prima si erano guerreggiati, fronteggiati, ammazzati: perché non ci rimettiamo insieme? Sono matto. Ma come? Ci siamo fatti la guerra fino a 5 anni prima. Eppure funziona. E pensate che i primi paesi che aderiscono a questa, che poi si chiamerà non ancora Unione Europea, ma si chiamerà Comitato Europeo per l'Acciaio e il Carbone, cioè esattamente i materiali con cui si fanno le armi. I primi a aderire sono l'Italia e la Germania, i due paesi usciti massacrati dalla guerra. E per la Germania è assolutamente una boccata d'aria. Quindi nel 1952 si arriva, il 9 maggio, adesso questo è un dettaglio, si arriva a fare una firma. Si arriva a mettere d'accordo questi paesi che si erano messi in guerra e sapete cosa ha garantito questo momento? Cosa ha garantito più di tutti? Una cosa che voi, mi dispiace dirlo, non potete capire. Non perché, e forse neanche io posso capirla, perché loro si erano messi insieme con un obiettivo all'inizio, solo un obiettivo, quello di non fare più guerre. Bene, dal 1952 in Europa non ci sono state più guerre. Quindi la visione folle di questo ministro degli esteri, Schoenberg, alla fine ha dato il suo frutto. Non ci sono più guerre. Ma non è l'unico vantaggio. I nostri relatori, persone preparatissime, universitari, docenti, ci racconteranno adesso due cose, tre cose forse, ma fondamentali per voi, non per me. Io ho finito. Ci sono i miei figli, siete voi, i miei figli, siete l'età vostra più o meno. Quale opportunità, quale possibilità ha questo paese che sembra lontano, che sembra distante, che sembra chissà che quanto sia impalpabile? In realtà voi ce l'avete sempre sotto, quando vi mettete a sedere, quando vedete le televisioni, quando ascoltate Greta e quando scendete in piazza per avere più ambienti. C'è solo un problema. E poi passo la parola alla Presidente Porzi. Solo un unico piccolissimo problema. Quello che auspica Greta è fantastico, è meraviglioso, e tutti voi lo auspicate, tutti voi lo auspicate. Purtroppo coincide e cozza e contiene una contraddizione fortissima, che sono i tempi. Voi siete abituati ad avere tutto all'improvviso. Devo mandare un messaggio? Una volta c'era il piccione, la cosa, bisognava aspettare. Adesso voi mandate un messaggio, arriva il messaggio. Voi mandate un emoticon, arriva l'emoticon. Voi mandate un filmato, arriva il filmato. Ecco,
Per certe cose non funziona così. L'Unione Europea, che per esempio si occupa di ambiente, ma come si occupa di tante cose, da 10 anni sta lavorando per fare un ambiente migliore. E ci ha messo 10 anni per arrivare a un risultato che adesso potrebbe essere discutibile, ma ci vorranno altri 10 anni, se non 20, per arrivare al risultato ulteriore. Adesso noi, il risultato che è riuscito a portare a casa l'Europa per tutti è il gas. Solo per il gas ci vogliono i gasdotti. Allora abbiamo avviato tutto un investimento di tantissimi soldi per portare il gas nelle vostre case, per usare il gas anziché il carbone. Cioè noi abbiamo fatto il passo in più, qual è stato? Invece di utilizzare il carbone usiamo il gas. Vi sembrerà una sciocchezza, chiaramente, perché non c'è la percezione di quanto è importante. Ma voi che state a Terni, immaginate, voi lo sapete benissimo quel che significa una città che lavora con il carbone e una città che lavora con il gas. Ecco, questa è la differenza, i tempi. Quindi ben vengono Greta, e Greta parla, quando avrò 75 anni, benissimo, forse anche prima, ma immaginare che questi cambiamenti avvengano A, con un click, e B, senza che ci sia un impegno di tutti, è una balla. Chi ve la racconta è un ballaro. I cambiamenti avvengono con l'impegno di tutti, soltanto questo. E voi siete i prossimi protagonisti del futuro. Grazie. Nella mia veste di moderatore, adesso passo la parola al presidente Porzi, che rappresenta un'istituzione importante, il Comitato delle Regioni. Che cos'è il Comitato delle Regioni dell'Europa? Poi adesso entriamo nel meccanismo burocratico. No, il meccanismo delle regioni è un meccanismo che ha una grande influenza sull'Europa, perché l'Europa ascolta quello che dicono questo comitato, sulle leggi e via dicendo, e quant'altro. Passo la parola alla presidente Porzi. Volevo intanto ringraziare la Scuola Leonino per l'organizzazione, nelle figure di Don Marco Baroncini, il legale rappresentante, del dirigente scolastico, la professoressa Daniela Moscato, e Barbara Cecera, dirigente generale di questa scuola. Insieme a loro voglio ringraziare anche la dottoressa De Angelis, Tiziana De Angelis, che per la provincia di Terni si è adoperata per cercare di comporre questa bella rappresentanza di scuole del Ternano, che oggi sono qui per aver accettato un invito, un'idea che stavamo portando avanti immaginando da qualche tempo, pensare di fare un focus insieme sul tema dell'Europa e di non farlo con le istituzioni. Quindi io sarò brevissima, perché poi a parlare saranno i docenti universitari che sono qui a fianco a me a questo tavolo, per cercare di dare veramente uno spaccato dei temi di cui sono competenti, importanti studiosi, relatori che hanno relazioni con il cuore dell'Europa, che si confrontano con i loro colleghi e che hanno a cuore la nostra e la vostra formazione. Quindi le scuole che sono qui sono tante, sono il Liceo Scientifico Galilei, l'Istituto Magistrale Angeloni, l'Istituto Tecnico Tecnologico Allievi San Gallo, l'Istituto Casagrande Cesi, l'Ipsia Pertini e il Donatelli. Perché abbiamo voluto questo momento? Fondamentalmente perché siamo convinti che i protagonisti dovete essere voi, lo ha ribadito il dottor Carmignani nella sua introduzione. Siamo convinti che il futuro si costruisce insieme, in uno scambio tra generazioni di esperienza, di novità, di creatività, ma anche in un'esperienza che vi deve vedere particolarmente consapevoli. È un tema sul quale insisto molto, non soltanto da presidente di un consiglio regionale, da presidente dell'Assemblea dei Consigli Regionali d'Europa, ma lo faccio da insegnante quando mi trovo nel mio ruolo vero, quello che mi appartiene. Sono un insegnante della secondaria di secondo grado e spesso quando mi confronto con i miei alunni li sollecito e li stuzzico, proprio perché questa consapevolezza, questa voglia di sapere, questa voglia di reagire e di essere dei protagonisti
che anche quando scendono in piazza sanno cosa vogliono e sanno perché stanno manifestando. Ecco, perché ci sia in voi questa curiosità, questa voglia di apprendere, questa voglia di essere protagonisti di un grande processo del quale avrete sentito parlare nei dibattiti, letto sui media, sui social, sui giornali, lo avete fatto magari ascoltando le voci di chi critica un'Europa matrigna che ci impone delle regole che non ci appartengono, anzi che ci in qualche maniera limitano nella nostra libertà, che non ci consentono di avere la possibilità di muoverci come vorremmo nei mercati, dandoci magari la dimensione dell'arco della banana o del diametro delle vongole, magari prendendo anche degli abbagli a volte. Però noi dobbiamo sapere che i processi non sono mai finiti, sono qualcosa che si muovono insieme a noi, che crescono insieme a noi, che devono raggiungere dei punti di arrivo che rappresentano degli altri punti di partenza. E allora io vorrei sottolineare intanto l'aspetto positivo dell'Europa. In qualche maniera è stato già detto, 70 anni di pace non è una cosa scontata. Neanche io, che potrei essere la vostra mamma, veramente posso immaginare quello che è stato l'infanzia, l'adolescenza, la giovinezza dei nostri genitori, dei nostri nonni. Non è poco quel patrimonio, quella libertà che abbiamo conseguito. Ma per i giovani come voi l'Europa è stata anche una grande possibilità di formazione, di integrazione, di sentirsi veramente parte della stessa comunità. Recentemente mi trovavo a dialogare con dei ragazzi un pochino più grandi di voi, dei percorsi universitari, i quali, rispondendo a una persona delle istituzioni in quel modo, in quel momento, mi hanno detto: ma perché non valorizzate il processo e il percorso Erasmus che per noi ha rappresentato tanto? L'Erasmus è una possibilità anche alla vostra portata. Oggi ci sono tante situazioni che vivete grazie all'Europa, che vi permettono di confrontarvi e di interagire con i vostri colleghi di altre nazioni. E allora uno di questi ragazzi mi ha detto, alla domanda che spesso mi viene rivolta di quali nazionalità sei, mi viene di rispondere in primis che sono europeo e poi italiano. Adesso io non metterei prima italiano, poi europeo, prima europeo e poi italiano, però il fatto che ci sia questa voglia di dire che siamo europei significa che ci sentiamo parte di questo processo. Ma per essere dei protagonisti attivi, torno a dire, dobbiamo conoscere, e quindi per conoscere, per essere parte di quel movimento che vuole riprendersi in mano il proprio futuro, dovete avere la consapevolezza di quello che stiamo vivendo, dei meccanismi che stanno accadendo, e dovete avere anche la voglia di interagire e di intervenire per cambiarli. Ecco, è con questo auspicio che ci stiamo muovendo sul territorio, raccogliendo la disponibilità veramente grande di questi docenti universitari che sentono il piacere di confrontarsi con voi. Spero che questo momento non sia soltanto in una direzione, cioè quella delle loro relazioni e dei loro interventi, ma spero che sia qualcosa di più, non soltanto per questa giornata di oggi, ma per il vostro futuro. Grazie. Intanto vi ringrazio della vostra attenzione, è che è per noi una cosa molto importante. E poi mi dicono qui, la regia mi dice, mi manda un foglietto per dire che c'è anche l'Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico. Benvenuti. Era doveroso, perché abbiamo fatto l'elenco di tutte le scuole. Allora, io adesso vi faccio una domanda subito. Alzata di mano, niente di complicato. Cioè. Poi ve ne faccio una che mi risponderete dopo. Intanto vorrei che alzaste la mano tutti quelli che si sentono europei. Forza, su, sì o su, pure no. Ma non è che chi non si sente europeo è punito. Io voglio sapere chi si sente europeo. Ok. Ok, sembrava banale, ma in realtà non è banale, perché qualcuno non l'ha alzato la mano perché non si sente europeo, e questo è molto importante. La seconda domanda che vi farò, ma non voglio la risposta adesso, ve la chiederò dopo, è: quanti di voi pensano di avere un lavoro e un futuro grazie all'Europa? Nessuno mi risponde ancora. Fermi, buoni.
Ma sapete perché a volte le cose avvengono per caso? Ci sono la bandiera europea a 12 stelle? La risposta è complicatissima, quindi è inutile che tentate, perché la risposta è veramente complicata. L'Unione Europea ha la bandiera celeste e 12 stelle per un solo motivo, perché il numero è figo. Semplicemente perché il numero è figo, non è che sono i paesi, no, 12 stelle funzionava, è un numero perfetto secondo chi l'ha fatta la bandiera e chi l'ha studiata, e quindi non è tutto sempre tutto calcolato. L'Inno alla Gioia, che è una canzone tedesca fatta da Ludwig van Beethoven, venne usata proprio l'Inno alla Gioia, sapete perché? Perché quel pezzo lì non contiene parole. Quindi doveva essere una canzone che valeva per tutti, perché se fosse stata in tedesco avrebbero detto: beh, che Europa è? È solo la Germania? Oh, di fatto, eccoci. Però insomma, questo ci porta lontano. Questo per dirvi e per introdurre il primo relatore, che è il professor Luca Castelli. Questo per dirvi semplicemente che l'Europa è una cosa che sta dentro di voi, ma che soprattutto, e ho visto non tantissime mani alte e mi piace questa cosa, perché alla fine cercheremo di farle alzare qualcuna di più, non tutto quello che è il meccanismo burocratico europeo funziona veramente bene, ma dovete veramente, e adesso ve lo spiegherà, quali sono i vantaggi. Il professor Luca Castelli, che chiamo al palco. Allora, bene, grazie, buongiorno a tutti. Poi io oggi sono particolarmente contento perché da Ternano, diciamo, gioco in casa, quindi è davvero un piacere. Allora, una domanda ve la voglio fare pure io per iniziare, non vi preoccupate, non è un'interrogazione. Qualcuno sa che cosa è successo nel 1648? Questa data vi dice qualcosa? Bravo, la guerra dei Trent'anni. In realtà il 1648 è la pace di Vestfalia, cioè la fine della guerra dei Trent'anni, una delle guerre più sanguinose che abbia mai avuto il continente europeo, che è stata una guerra di religione innanzitutto, tra cattolici e protestanti, e poi è stata una guerra provocata dalla rivalità franco-tedesca. Allora, con la pace di Vestfalia nascono gli stati nazionali, cioè quegli stati che si costruiscono intorno ad una comunità che è fatta degli stessi individui, che hanno la stessa cultura, la stessa storia, la stessa lingua e anche la stessa religione. E il potere che il re esercita su questo suo popolo si chiama sovranità. Ecco che si affaccia questa parola di cui oggi tanto sentiamo parlare, soprattutto nella sua accezione più negativa, di sovranismo. Allora, la pace di Vestfalia crea un nuovo equilibrio in Europa, un nuovo equilibrio che si fonda esattamente sul principio del rispetto di questa nozione di sovranità. Si diceva cuius regio eius et religio, cioè la religione del re e anche la religione del popolo. Quindi basta stati che si intromettono nei miei affari interni, che mi invadono per imporre al mio popolo la loro religione. A casa mia si professa solo la religione mia, la religione che dico io. Ecco, allora vedete che in questo modo si finisce per, come dire, si vuole proteggere lo Stato che nasce rispetto alle invasioni esterne, però in realtà si finisce per costruire una concezione assoluta di sovranità, perché in questo modo la sovranità non è solo uno strumento che serve per difendersi dai nemici esterni, è anche uno strumento che mi consente di espandere le mie mire espansionistiche e quindi a mia volta di dichiarare guerra, di invadere i paesi vicini e quindi di fare un uso indiscriminato della forza.
si consolida una concezione assoluta della sovranità. E noi sappiamo bene alla fine come è andata a finire. È andata a finire, come ci diceva il nostro introduttore, che l'Europa avrebbe conosciuto altre due guerre, addirittura due guerre mondiali, la seconda in particolare, la più devastante, con tutti quei morti, con Auschwitz, con la bomba atomica, con lo sterminio degli ebrei. Ecco, ancora una volta la seconda guerra mondiale nasceva da questa rivalità storica che c'era tra la Francia e la Germania, che era la stessa rivalità che aveva provocato tre secoli prima la guerra dei Trent'anni. Ecco, allora a un certo punto si capisce che per risolvere questa situazione, per creare una vera e duratura pace in Europa, l'unico modo è mettere in discussione questa idea della sovranità. Non è possibile ricostruire gli stati usciti dalla seconda guerra mondiale sulla vecchia idea, sul vecchio dogma di sovranità, perché altrimenti i problemi che abbiamo avuto fino a quel momento non si sarebbero potuti risolvere. Ecco allora la grande intuizione dell'Europa unita, l'intuizione di Schumann che ha questa idea di fare in modo che le due principali nazioni che si erano fatte la guerra fino a quel momento, cioè la Francia e la Germania, anziché farsi la guerra, appunto, potessero avere degli interessi economici comuni e quindi mettessero insieme il carbone e l'acciaio, non per farsi la guerra, ma per gestirlo insieme. Quindi, appunto, l'idea di Europa unita è un'idea di pace, di progresso, di libertà. Allora, perché vi dico tutto questo? Ovviamente non è che vi voglio raccontare poi dal 1950 ad oggi come si è evoluta il processo di integrazione europea, però vi ho detto tutto questo perché questi pericoli dei nazionalismi che portano alle guerre ci sono anche ai giorni nostri. Molti paesi dell'Unione Europea sono attraversati da queste spinte separatiste, da questi indipendentismi regionali che portano anche alla frantumazione dello Stato. Ad esempio in Belgio ogni 3x2 si propone un referendum perché le Fiandre, che è una regione del Belgio, si vuole separare dallo Stato. Oppure avete tutti sentito parlare della cosiddetta Brexit, cioè l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea dopo che nel 2016 i cittadini del Regno Unito a maggioranza hanno votato ad un referendum per uscire dall'Europa. E poi forse avete sentito parlare anche di quello che è successo in Catalogna, che è una delle regioni, lì si chiamano comunità autonome, ed una delle regioni della Spagna che a un certo punto ha fatto un referendum illegale in cui si è proclamata indipendente rispetto alla Spagna. Ed è successo un putiferio, perché il presidente della Catalogna ha dovuto andare in esilio all'estero e la Catalogna è stata commissariata, cioè l'autonomia catalana è stata completamente azzerata. Allora, tutte queste vicende di oggi che cosa hanno in comune? Hanno in comune il fatto che si verificano in un momento molto preciso della storia dell'Europa. Si verificano dopo che è entrato in vigore il Trattato di Lisbona. Il Trattato di Lisbona è il trattato che oggi regola il funzionamento delle istituzioni europee. Entra in vigore nel 2009, il referendum catalano è del 2017, la Brexit, il referendum sulla Brexit è del 2016, quindi tutte vicende successive. Perché queste cose succedono tutte dopo Lisbona? Perché Lisbona consolida quello che si chiama il metodo intergovernativo di funzionamento dell'Unione Europea. Che significa il metodo intergovernativo? Significa che nel governo dell'Unione, delle istituzioni europee, i singoli Stati membri sono più forti, più importanti rispetto alle istituzioni che rappresentano tutti. Quindi prevale il singolo Stato sulla istituzione comunitaria. E questo dunque è la rivincita degli Stati
sulle istituzioni comunitarie, e questo significa che all'interno degli stati membri tutte queste spinte separatiste che ci sono vengono, diciamo, accentuate, perché se prevale lo Stato, le regioni all'interno dello Stato vengono emarginate, vengono messe da parte. Vi voglio fare un esempio concreto. Nella più importante istituzione europea, che è il Consiglio europeo, quello che rappresenta i capi di Stato e di governo, è rappresentato il governo di Malta, che è un paese dell'Unione che ha 400.000 abitanti, il governo della Catalogna non è rappresentato, e la Catalogna ha 7 milioni e mezzo di abitanti ed esprime il 19% del PIL della Spagna. Quindi le regioni non hanno rappresentanza dentro le istituzioni europee, e questo, diciamo, ovviamente le fa soffrire e accentua questi indipendentismi regionali che appunto attraversano l'Europa. Allora noi abbiamo bisogno di un nuovo regionalismo per una nuova Europa. Dobbiamo fare in modo che le regioni dentro gli stati europei non siano un fattore di disgregazione, di rottura dello Stato e anche di rottura dell'Unione Europea, perché la Brexit in fondo cosa ci insegna? La Brexit ci insegna che l'Unione Europea, l'Europa Unita, è tutt'altro che un dato acquisito una volta per tutte. Ce ne possiamo sempre andare. Ok? E invece bisogna consolidare l'idea di una integrazione che si sviluppa e che raggiunge traguardi sempre più elevati. Ci sono due modi per fare questo. Il primo modo è fare in modo che queste regioni abbiano una voce dentro gli stati nazionali, facciano sentire più forte la loro voce, come ad esempio creando il Senato delle regioni, di cui abbiamo sentito parlare anche in Italia. C'è bisogno anche in Italia di un Senato delle regioni per portare la voce delle regioni nel cuore del Parlamento nazionale. Però lo stesso deve accadere nell'Unione Europea. C'è bisogno della voce delle regioni per far sentire, diciamo, il punto di vista regionale anche dentro le istituzioni europee, nei processi decisionali europei. E questo potrebbe succedere se noi trasformiamo un organo che oggi esiste, che si chiama COR, Comitato delle Regioni, se lo trasformiamo in una seconda Camera del Parlamento Europeo. Queste sono le soluzioni istituzionali. E poi, come è stato detto e come voglio anch'io ribadire, c'è la soluzione che cammina sulle gambe di ciascuno di voi, perché voi siete una generazione europea per antonomasia, siete la generazione dell'Erasmus, siete la generazione dei voli low cost, siete quelli che fanno gli scioperi, che avete fatto sciopero probabilmente venerdì seguendo l'esempio di Greta, che è una ragazza europea e che propone un tema, la tutela dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, la lotta contro l'inquinamento, propone temi che possono essere risolti solo a livello europeo, perché hanno una dimensione tale che solo quella è, diciamo, la sede in cui è possibile, diciamo, dare risposte concrete a questi problemi. E allora, a maggior ragione, perché queste proteste poi possano avere un seguito anche nelle istituzioni comunitarie, è importante che voi anche andiate a votare adesso a maggio alle europee e possiate esercitare un voto informato e consapevole per fare in modo, appunto, che queste battaglie poi possano continuare anche dentro le istituzioni europee. Per cui avete una grande responsabilità e la dovete esercitare, diciamo, in maniera consapevole. In bocca al lupo. Quanti di voi, adesso ripartiamo con un'altra domanda al volo, così attiro un po', quanti di voi hanno viaggiato oltre frontiera? E vai, oltre frontiera sarebbe oltre l'Italia, ovviamente. Forza, no, voglio vedere le mani, le voglio vedere tutte. Bene, grazie. Ok? Grazie. Quindi avete capito che
potete prenotare un biglietto qui e fare, una cosa diretta, potete addirittura pagare meno perché se viaggiate in Europa ci sono degli sconti, insomma. Però per arrivare a queste decisioni, per arrivare a tutto questo vantaggio che voi avete di essere europei, prima di tutto, che essere italiani, c'è un piccolo problema. L'Europa è ancora troppo lenta. Lenta. È bella, è assolutamente un sogno, è importante, perché ovviamente senza l'Europa noi saremmo stati un paese, se non fossimo entrati in Europa, noi Italia, e se l'Europa non ci avesse detto guardate che voi state consumando troppo, fate questo, noi saremmo stati altro che la Grecia, probabilmente la Libia. E non sto scherzando, dico sul serio. E non volevo offendere la Libia con questo, però certamente le condizioni sono diverse. Però, e inizio una fase con un però che non si deve fare, ma su, via, perdonatemelo. Se questo meccanismo non si velocizza, soprattutto perché voi, se il meccanismo non è veloce, voi non state attenti. Non state attenti. Se io non dico un concetto velocissimo l'uno rispetto all'altro, voi non state attenti. E questa è la cosa. E così è l'Europa. Se cominciamo a mettere, allora sapete, per fare la legge in Europa ci vuole passare per il comitato, poi andare nel Parlamento, poi andare nella cosa, poi tornare di qua, è la fine. E non se ne fa niente. Adesso il prossimo che parla, devo avere gli occhiali perché sono antico e vecchio. No, quell'altro, scusa. Dovete scusarmi, io ho tolto la giacca e devo mettere gli occhiali. Il professor Francesco Clementi, noi abbiamo parlato adesso di cose belle, fantastiche, il professor Clementi adesso vi dirà di un problema, dirà perché tutto non è tutto rosa e fiori, e state attenti, perché adesso lui farà, e state pronti con i telefonini, poi vi spiegherò lui perché. Pronti con i telefonini? Grazie. Allora, state pronti per i telefonini, non per me, diciamo, intanto sono degli amici, ma per una ragione, perché ci è sembrato giusto condividere con voi quello che fate voi normalmente, o almeno molti di voi, che facciamo noi con i nostri studenti all'università. E cioè abbiamo pensato, molto banalmente, ma ha una sua funzione, come sapete, innanzitutto di socializzare a voi quello che è l'hashtag che noi utilizziamo, che i nostri studenti utilizzano e anche gli studenti europei che naturalmente seguono il Carle anche loro e in tutte le altre nazioni d'Europa, cioè eUmbria è l'hashtag che noi utilizziamo e che utilizza in particolare l'indirizzo Twitter calrenet, che è l'indirizzo Twitter del Carre, appunto, che noi utilizziamo anche per socializzare le vostre foto oltre ai nostri. Quindi mentre parliamo, se volete twittare, questo potete farlo, ma io vorrei fare un altro ragionamento. Posso spostarmi davanti, Italo? Posso fare? No, non posso farlo. Allora, vorrei fare questa cosa. Cortesemente alzate le mani chi di voi ha mai giocato a Fortnite. Allora, meno entusiasmo. Giù le mani cortesemente, registro che di seguito no. Allora ho fatto questo test, Italo, per dimostrare una cosa, cioè Fortnite, che è un gioco, adesso spiegherò perché mi guardano, perché loro su questo hanno credo qualche resistenza al tema. Fortnite è un gioco appunto che mi pare registri maggiore presenza di come l'Unione Europea al momento entra dentro le vostre vite. Fortnite è un gioco di guerra, è un gioco diviso, magari abbiamo giocato insieme, quindi calma, è un gioco di guerra, è un gioco dove si dividono due opzioni a disposizione, salvare il mondo, lo dico alle ragazze che mi guardano, poveracce, salvare il mondo o battaglia reale, e ha un senso di fondo, ovviamente è un gioco, uno sparatutto diremmo con lessico tutto nostro. Però c'è dietro un'idea di fondo. Qual è l'idea? Scelgo il quadrante, lo dico per i maschi, salva il mondo.
Qual è l'idea appunto? L'idea che si possa provare a giocare una doppia partita, o salva il mondo, o uno contro tutti, sostanzialmente l'altra ipotesi, basandosi su una lettura. Qual è la lettura? Che in fondo dipende tutto da te. Certo, più sei grosso, più c'hai delle armi, più paghi, perché si compra e si paga, perché è un gioco gratuito per entrare, ma è un gioco poi che costa giocare, e che ha dentro di sé un meccanismo culturale. Qual è il meccanismo culturale? Che in fondo la solidarietà non esista. Forme di solidarietà non esistano, e che tutto dipende da te. Ricostruire il mondo o sopravvivere. A punto tale che voi sapete benissimo che il take the L, cioè fare, adesso non lo farò, questo non lo posso fare, il simbolo della L, il take the loser, cioè celebrare la sconfitta di un avversario, esattamente, vedo una ragazza in prima fila già sta pronta, lo vuoi fare qui di fronte? No? Ok. Take the L, esattamente, è la tecnica attraverso il quale anche Griezmann, durante i mondiali, lo ricorderete, non ricorderete, nella finale mondiale ha fatto capire chiarissimamente quello che Totti purtroppo non può più far capire perché non gioca più, e cioè che insomma quando si vince si vince. Allora il tema generale è questo, perché ho utilizzato Fortnite, Italo, non ti arrabbiare con me, ho utilizzato Fortnite perché il tema generale è che il voto europeo è esattamente come Fortnite oggi, cioè noi dobbiamo conquistare il mondo, o perché il mondo ci sta via via perdendo di senso e quindi va salvato, ipotesi 1, quadrante numero 1. I compagni che giocano a Fortnite, la coppietta di Fortnite che ho beccato prima, i due del doppio weekend, calma, che li vedo già agitati, dopo giochiamo insieme, e dall'altro lato invece, perché la battaglia reale che abbiamo di fronte naturalmente chiama a raccolta tutti quelli che credono in un mondo diverso. Ed è dunque una battaglia sì per la sopravvivenza, ed è una battaglia per la sopravvivenza che naturalmente si basa innanzitutto su quello che noi non possiamo più raccontare. L'ha detto molto bene il dottor Carmignano all'inizio, cioè il tema dell'Europa oggi, se noi lo decliniamo sotto il versante della pace, è un non tema, perché tutti voi e in buona parte anche molti di noi non hanno conosciuto dalla guerra, se non sono stati dentro, come avete visto, già qualche cosa ritorna, nel mondo ex-jugoslavo, che è l'ultima guerra che in fondo l'Europa ha visto da vicino. Il resto dell'Europa non conosce guerra. Certo, se siete degli studenti ucraini, oggi qualche problema ce l'avete. Certo, se siete qualche studente ungherese o qualche studente appunto serbo o albanese, incominciate a vedere qualche difficoltà. Ma noi la guerra non l'abbiamo mai conosciuta. E quindi molto banalmente il senso della pace noi non l'abbiamo conosciuto. E quindi quando noi giochiamo a Fortnite, noi giochiamo. Mentre l'attentatore di Christchurch, quello dell'altro giorno, quello che ha mietuto un sacco di vittime, 50 vittime in Nuova Zelanda, questa città bellissima, vi consiglio, andateci, una delle città più belle del mondo, Christchurch, lui si allenava su Fortnite. Cioè il mondo in realtà non ha mai smesso di fare la guerra, né ha mai smesso di insegnare come si fa la guerra. Allora il tema generale è questo, che se noi ragioniamo oggi di Europa, ne ragioniamo con la mentalità aperta, quella che dovete avere voi perché il vostro futuro è l'Europa, certamente il discorso sulla pace è un discorso importante, ma che non apre i vostri cuori, non apre forse neanche i nostri cuori, apre i cuori innanzitutto di quelli che si ricordano la guerra. Ma immaginare un luogo così grande, così ampio com'è il territorio dell'Unione Europea, che per un fazzoletto di tempo è stato in pace, è questa sì invece una novità nella storia del mondo, perché un tempo così grande che ha regalato al mondo in questo territorio di pace, ha regalato appunto pace e sviluppo, non è esistito con così grande facilità. Quindi il primo punto è che questo voto europeo è importante innanzitutto perché è un voto che ricorda a noi il valore della pace, anche e soprattutto a chi come noi non ha mai visto una guerra. Pensate, non ha neanche mai visto, e voi non lo vedrete, io spero che voi non lo vediate, neanche il servizio militare. Siamo andati talmente avanti che non solo abbiamo abolito il servizio militare obbligatorio, ma abbiamo abolito anche il servizio civile obbligatorio. Cioè per noi
il mondo che ci circonda è un mondo senza nemici, dove le generazioni di generazione in generazione, da 70 anni a questa parte, progressivamente vengono disabituate a sparare, disabituate a farsi la guerra. Dove ci facciamo noi la guerra? Su Fortnite. Questo per dire che cosa? Che noi siamo veramente un unicum nella storia del mondo. Noi, voi, le nostre generazioni sono un unicum. E questo è il regalo di coloro che invece sì hanno visto la guerra. Ma se io so che vi dirò, vi invito ad votare per le elezioni europee per avere un'Europa di pace, io so benissimo che tocco relativamente nei vostri sentimenti. E li tocco relativamente perché appunto nessuno di noi conosce la guerra. Ma questo retropensiero dovete averlo dentro di voi, perché quello che vedete intorno a voi non è scontato. Non è più scontato. Secondo elemento, non è più scontato anche per un'altra ragione. Perché l'Europa non è più quella dei nostri genitori. La media gioventù, i midici anni 60, le vostre manifestazioni che per molti hanno ricordato le loro manifestazioni, neanche le mie o dei miei colleghi, ma le loro manifestazioni, non sono la stessa cosa. Il mondo, questa parte del mondo certamente, quello che noi chiamiamo con la O, il mondo occidentale, è in crisi culturale, è in crisi economica. E la doppia crisi economica si è manifestata con grande forza. Io ho insegnato per tanti anni a Terni, vivo a Roma, e oggi sono arrivato un po' prima e con un collega in questo tavolo siamo andati a prendere un caffè da Pazzaglia prima di venire qui. Venendo qui mi ha fatto impressione Terni, perché non tornavo da un po', e ho riscontrato che Terni è una città un po' più in crisi di come me la ricordavo io. Ma non è in crisi perché uno dice l'acciaierie, le cose, la storia la conosciamo. Ma è in crisi perché ti rendi conto come in fondo la città sembra meno viva il mattino alle 8:30. O la città esiste o la città non esiste. E io mi sono reso conto che venendo da un lato centrale della città, la città è meno viva di come me la ricordavo. Perché? Perché anche Terni, come tutte le nostre città d'Italia, chi più chi meno, sta vivendo e ha vissuto l'effetto della doppia crisi economica. Questa è per la ragione per la quale il voto europeo invece sì che ha un maggiore senso per voi, perché voi che fra un po' uscirete o state uscendo dagli studi superiori e vi affacciate nel mercato del lavoro o venite da noi all'università, incominciate ad interrogarvi sul vostro futuro, forse qualcuno ha cominciato anche da prima, ma a maggior ragione l'assenza di lavoro, l'assenza di prospettive, la corrosione dello spazio di speranza che voi avete è una corrosione molto maggiore di quella che certamente abbiamo avuto noi. E allora il voto è importante perché è un voto che mira dritto a parlare a chi oggi vive l'esperienza della fine della dinamica positiva di sviluppo europeo. Terzo elemento, in questi ultimi 10 anni si è visto con grande chiarezza che se un paese europeo stava male, gli altri non lo, diciamo, non si sono messi in condizioni fino in fondo di aiutarlo per bene. Il caso della Grecia è evidente a tutti, è stato abbastanza palese che la Grecia è stato il punto di non ritorno di un'idea d'Europa che era retoricamente un'Europa unita, ma che spesso, sempre più spesso, anche visivamente, lo è stata meno di quanto tutti noi ci aspettassimo. Questi tre elementi, una pace che non è più vissuta con la sensibilità e la profondità e la consapevolezza del senso della pace in sé, ma che rischia di rimanere semplicemente dentro la nostra marcia che si fa sulla pace qui in Umbria. Un momento bello, ma che sempre più rischia di essere soprattutto retorico, mentre deve essere pratico. Numero due, una crisi economica che ha corroso le nostre speranze e ha alimentato le nostre paure. Numero tre, il trionfo del veto, dei veti, tra tutti i paesi dell'Unione Europea, che abbiamo visto plasticamente in tanti casi. Il collega Castelli ricordava la Catalogna, la Brexit, esempi naturalmente di un'Europa che perde identità, che si sgretola, ma appunto la Grecia è uno Stato-nazione che si è messo in ginocchio, anche innanzitutto per colpa sua, e che non ha trovato solidarietà alcuna. Allora il voto europeo conta perché dobbiamo ricominciare, tutto qua, dobbiamo ricominciare, ed è la generazione vostra, quella appunto della Greta, che può ricominciarla.
ma non lo può ricominciare se non ha una spinta calda, un vento caldo che lo sospinge. Questo vento caldo che lo sospinge è stata per i nostri nonni la guerra. I giovani che hanno visto la guerra hanno voluto costruire una vita per loro stessi, mica per, cioè per il bene comune, per loro stessi, con un sano spirito individualista migliore. Qual è la vostra spinta? Voi che cosa volete fare per voi? Questo è il primo momento in cui questo voto stavolta ha un senso. E ha un senso per il primo elemento ulteriore, perché rompe per la prima volta una logica palese, manifesta, e cioè che si possa vivere lasciandosi che l'economia governi tutti i processi sociali. Non è così. L'Unione Europea negli ultimi 25 anni è andata in crisi soprattutto perché si è lasciato pensare, lo ha detto bene il dottor Carmignani, che l'Europa si sarebbe potuta governare in fondo sostanzialmente basandosi sull'economia, e l'economia avrebbe calmierato le nostre sofferenze, avrebbe alleviato le nostre richieste e avrebbe aiutato chi era in difficoltà. Falso. Falso. L'economia che non ha un governo politico fa l'economia, cioè mette in tasca i soldi a chi cerca di fare meglio i soldi, riempie, gonfia i portafogli a chi quei portafogli cerca a maggior ragione di farseli gonfiare. Non risolve le dinamiche sociali. Allora, il secondo argomento che voglio utilizzare con voi, poi se mi passi Italo la cosa, io l'avrei anche vedute in tweet queste cose, tanto per riutilizzare tweet. Il secondo tweet che vi propongo, il primo è: il voto europeo è un voto importante. Do it. Hashtag #eUmbria, non è difficile, con grande fantasia l'abbiamo partorito. E Umbria, il primo tweet è: il voto europeo è un voto importante. Il secondo tweet è: non si può tenere distinta la politica dall'economia, perché questa è la ragione per la quale noi oggi siamo qui, ed è questa la ragione per la quale voi domani, voi e tutti noi, voteremo per l'Unione Europea in un modo o nell'altro, perché questa è la domanda centrale: volete voi un'Unione Europea stavolta politica? Non ci sono punti non ritorno, ormai abbiamo ampiamente superato tutti i punti che confermano che stiamo andando a sbattere nella giostra della Quintana. Abbiamo preso tutti gli anelli possibili che ci dicono che siamo in crisi. Manca solo l'ultimo, quello di far vincere chi pensa che senza l'Unione Europea si stia meglio. Non è così. Non è così anche perché chi è intorno e guarda all'orto del vicino, cioè l'Unione Europea, guarda con molto interesse. Questa è la settimana in cui arrivano i cinesi, e i cinesi vengono non per farsi un viaggio in Italia, vengono per fare vantaggi per la Cina in Italia. In questa settimana è anche la settimana nella quale gli Stati Uniti guardano con attenzione al resto del mondo, in una posizione isolazionista, non dialogica. E la Russia di Putin ugualmente sta affrontando in maniera, diciamo, proiettiva sull'Europa il suo interesse. D'altronde noi, lo sapete benissimo, verso la Russia non abbiamo un confine vero, abbiamo un confine mobile. Dipende dal Napoleone di turno spostare il confine più là o più qua. Non è un caso che l'Ucraina, ieri Putin celebrava l'Ucraina, è già per metà dentro la sfera di influenza russa. Vorrei dire sovietica, però so che, diciamo, rischio di finire su Fortnite, diciamo russa. E allora, la dimensione delle sfide che abbiamo di fronte è grande, ed è il terzo tweet che vi consiglio, perché la dimensione delle sfide è grande, perché nessuno Stato europeo, compresa la Germania, può affrontare esattamente i problemi che vi ho innanzitutto detto prima: il bisogno di la capacità di mantenere la pace. Se avete studiato, le due guerre mondiali dello scorso secolo sono nate esattamente per colpa dei tedeschi, nel bene o nel male. Numero due, la crisi economica non si affronta con un solo Stato da soli. Numero tre, i processi del mondo sono processi che superano l'idea degli Stati-nazioni. E allora, terzo tweet, la dimensione delle sfide che abbiamo di fronte sono grandi, non possiamo affrontarle da soli. Quali sono le sfide? Ve ne dico delle altre.
la mancanza di lavoro, le disuguaglianze, la sicurezza, il terrorismo. Perché pensate, perché in Italia ancora non è scoppiato nulla? Perché i vostri colleghi nelle vostre scuole, nei licei di Parigi, nei licei di Londra, negli istituti superiori di Berlino, mettetevi in condizione di pensare quello che vivono esattamente gli altri vostri colleghi. La dimensione dell'Europa è questa, è la garanzia anche, appunto, di una capacità di fare fronte a questo tipo di problemi con le soluzioni adeguate, le soluzioni di intelligence, le soluzioni anche militari se servono. E poi la povertà. Noi facciamo finta di non vedere, ma c'è più povertà di quanto non si creda. E poi aggiungo quella che voi sapete benissimo, la mancanza di lavoro. Di lavoro, non di un lavoretto, di lavoro. Cioè la mancanza di una dignità vera. Perché il lavoro diventa dignità quando quella dignità ha una sua prospettiva, quando quel lavoro ha una sua prospettiva. Il lavoro non è lo stagionale, il cameriere o anche l'annuale. Il lavoro è il fatto di poter sapere che con quei soldi tu costruisci altro. Quello è il passaggio che fa dignità di lavoro. Questo passaggio è stato consumato dalla storia. Lo dovete ricostruire, lo dovremmo anche noi ricostruire. Ma guardate, noi alla fine il lavoro ce l'abbiamo. E non basta la rivendicazione, andate via voi perché arriviamo noi. Lo dico in termine politichese, Italo, permettimo, la rottamazione, perché questo accada. Perché il mondo è come le onde del mare, ad ondate tutti sono stati giovani. Poi a un certo punto c'è l'ondata che va un po' più là e conquista più terreno e scava di più dentro il mare, e l'ondata invece che si ferma prima. Questo dipende da voi, non dipende da noi. E allora dobbiamo superare individualismo e solitudine, che viviamo molto più di 10 anni fa, voi non ve lo ricordate, ma i vostri genitori sì. Razzismo e violenza, sfiducia e paura. Tutto questo è quello che oggi noi sappiamo che è dentro l'Unione Europea, che è dentro la nostra Italia e che è dentro anche le nostre città. Appunto, Luca Castelli era con me stamattina da Pazzaglia, camminando ci siamo resi conto che le saracinesche sono più sbarrate, che la città è più in difficoltà e che girano anche meno biciclette. Luca, se posso dire una cosa che a me è cara, tu lo sai. Come si risolve tutto ciò? Ah, non in un attimo, lo ha detto molto bene il dottor Carmignani, non in un attimo. Serve tempo, serve voglia, serve chi ha tempo e voglia da spendere, e quello, scusate, non lo facciamo noi, quello lo potete solo fare voi che avete il tempo davanti della vita e la voglia di portare avanti la vostra vita, e dunque tirando il carretto che noi in parte arriveremo a un certo punto smettere di tirare, spero fra non molto, ma insomma. In ogni modo, per fare tutto ciò servono dunque soluzioni politiche, scelte politiche, adeguate alla dimensione dei problemi. Ci sono grandi problemi? Serve una grande scelta politica. Questo è il voto europeo che ci aspetta a maggio. Tutto qua. Mentre gli altri voti europei, che voi non avete mai dato, ovviamente, sono voti in qualche modo tutti introflessi, ci piaceva un'Unione Europea più dialogante, ci piaceva più semplice, ci piaceva in un modo e in un altro, questo voto è innanzitutto un voto sull'esistenza in sé dell'Unione, dell'Unione. E allora che cosa possiamo fare? Che cosa abbiamo in mano? Quarto tip, sappiamo una cosa certa, è stato ricordato già, che siamo tutti legati, siamo a tal punto legati gli uni agli altri che i poveri inglesi, abbindolati da campagne elettorali false, finte e ipocrite, non sanno come più uscirne. Quanti di voi sono stati a Londra? Ok, siete stati a Londra? Non moltissimi ancora. Approfittatene prima che diciamo la situazione deflagri per andare a Londra, ma interi scolareschi e generazioni di studenti italiani a Londra hanno trovato il loro futuro, perché da Londra sono riusciti a costruire le loro, appunto, capacità, e lo hanno potuto fare per una sola grande ragione: perché noi eravamo interconnessi, perché noi siamo interconnessi. Perché non si chiude Brexit? Perché non è più possibile tornare indietro, e non è più possibile tornare indietro per una sola grande ragione: non perché non si voglia tornare indietro, ma perché siamo così legati che tornare indietro dalla Brexit vuol dire per gli inglesi interrogarsi sul loro essere Stato-Nazione unito. Vuol dire
prendere atto che la Scozia vorrebbe rimanere nell'Unione Europea e rimarrà nell'Unione Europea se l'Inghilterra va via. Vuol dire prendere atto che l'Irlanda riprenderà a tirarsi le bombe, gli irlandesi, gli uni con gli altri, una storia che voi non conoscete, però conoscete gli U2? Ok, gli U2 erano il gruppo, il nostro gruppo, diciamo musicale, per lo più di noi, sì, non tutti, e che ha funzionato esattamente perché ha ricostruito un dialogo di pace partendo dal luogo dove si faceva la guerra, una guerra europea. L'Irlanda ha ricominciato, nell'Irlanda sono ricominciate a tirare fuori le armi, a uscire le bombe. Quindi Brexit è bloccata non tanto perché chissà quale ragione c'è dietro, ma perché sta chiamando in causa il senso stesso dello stare nazione dentro un'isola che ha quasi un millennio di anni e che dal 1455 in poi ha costruito quello che si chiama il Regno Unito. Allora, siamo legati perché la prova è Brexit, siamo legati perché la prova è la Catalogna, siamo legati anche perché le autonomie differenziate, la Lombardia, l'avete visto, questa cosa sta partendo, no? La Lombardia, la Toscana, il Veneto, forse anche Umbria e Marche, stanno cercando di ritrovare quella che in qualche modo è un tasso di identità ridicolo, ma tuttavia esistente. E questo a due giorni, il 17 marzo 1861, oggi è 18, cioè ieri, a un giorno da quella che è la celebrazione della nostra Unità d'Italia. Cioè ci stiamo sfaldando, noi come paese, l'Europa come insieme di stati e tutti insieme. Eppure in questa volontà, in questo cupio di soldi, in questo tentativo di sfaldarsi, non ce la facciamo perché ormai siamo troppo legati. Allora delle due l'una in questi casi, o si va avanti o si muore, lentamente, ma si muore. Allora la mia proposta è proviamo ad andare avanti, come si va avanti del quinto tweet, superando il tema generale. Se noi interrogassimo voi su come oggi funziona l'Unione Europea, voi che siete cittadini informati perché state a scuola, non state fuori in città, non lavorate, ma state a scuola, quindi vivete il tema della cultura e della consapevolezza come lavoro quotidiano, voi non sapreste spiegare probabilmente per come funziona l'Unione Europea. E avete ragione, perché l'Unione Europea funziona male, perché è confusa. Come si fa una legge? Chi comanda nell'Unione Europea? Questa confusione è il nostro problema principale, perché il mio quinto tweet, non abbiamo ancora deciso nell'Unione Europea chi comanda. Che cosa conta? Badate, quando si dice il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, accade questo dato. Il Presidente del Consiglio, prendete quello italiano, Conte, va a Bruxelles, incontra gli altri Presidenti del Consiglio o Presidenti degli Stati dell'Unione e prova a trattare alcune cose dell'Unione Europea. Che cosa accade? Qual è il suo primo obiettivo, secondo voi? Il primo obiettivo di un Presidente del Consiglio è tornare nel proprio paese e sventolare una cosa dicendo l'ho fatto per l'Italia, abbiamo ottenuto questo. Questo percorso in realtà ha un rovescio della medaglia. Qual è il rovescio della medaglia? Che più ottieni per l'Italia, meno ottieni per l'Europa. Ma se questo meccanismo lo esplode a 28, che è un braccio di ferro a 28 paesi, questi tanti siamo, vuol dire che quello che rimane per tutti è pochissimo di Unione Europea, è il minimo, vorrei dire addirittura a volte neanche il minimo sindacale. Voi dite, vabbè, però se fa gli interessi dell'Italia, se fa gli interessi della Germania, se fanno gli interessi della Francia, bene così. Ma c'è un errore in questo ragionamento, un errore che nessuno vi dirà 8,5 dalla Gruber, nessuno vi dirà Bruno Vespa, ma l'errore lo dovete sapere, perché noi invece a lezione lo diciamo. L'errore è che, fatto 100, la legislazione che governa i singoli paesi dell'Unione Europea, 100% italiano, 100% francese, 100% Regno Unito, spagnolo, eccetera, Spagna, eccetera, il 70% di quella legislazione la fanno a Bruxelles, cioè viene decisa altrove, giustamente, perché si parla di sovranità condivisa. Ma noi quanto mettiamo di nostro nella sovranità condivisa? Il minimo. Pensando e illudendo voi, noi,
che quel minimo serva a migliorare il massimo che in teoria portiamo nel nostro paese. È falso. Se non voi e noi staremo molto meglio. E invece stiamo molto peggio. Allora serve un grande investimento nazionale nell'Unione Europea, perché noi saremo meglio, vivremo meglio come italiani, esattamente perché vivremo meglio come europei. O le due cose stanno insieme o non stanno. Per cui il ragionamento che hanno fatto gli inglesi, tranquilli, usciamo da Bruxelles, saremo molto più felici, vivremo molto meglio, non si realizza esattamente per questa ragione, perché non è che essendo più inglesi fuori dall'Unione Europea si migliora la vita degli inglesi, migliorerà il loro sistema sanitario, migliorerà il loro sistema alimentare, migliorerà il loro welfare state, assolutamente no. E allora dobbiamo andare avanti cercando di razionalizzare chi comanda in Europa. Chi comanda in Europa? Beh, insomma, chi comanda in Europa non è semplice da spiegare, però la prima cosa da dire è innanzitutto che l'Italia ha una presenza nell'Unione Europea molto più debole di come sarebbe necessario, e l'Italia e gli italiani chiedono ai politici italiani una presenza troppo debole a Bruxelles e una densità di impegno troppo debole a Bruxelles rispetto a quanto servirebbe, rispetto a quanto fanno gli altri. E allora dobbiamo valorizzare, far crescere esattamente i nodi che legano l'Italia all'Unione Europea. Dobbiamo valorizzare una migliore classe dirigente dall'Italia verso l'Unione Europea. Dobbiamo avere politici che parlano anche un po' di lingue, perché le lingue aiutano a capirsi e ad ottenere migliori risultati. Per fare insomma tutto ciò dobbiamo far crescere i nodi che ci legano, dotando l'Unione Europea di una nuova governance. Che vuol dire una nuova governance? Vuol dire fare le riforme. Che vuol dire fare le riforme? Vuol dire cercare di sistemare meglio l'assetto istituzionale dei poteri dell'Unione. Se io vi dicessi oggi chi comanda in Italia, voi direste il governo, qualcuno forse direbbe il Parlamento, ma voi sapete benissimo non è né il governo né il Parlamento, perché sennò molte cose si sarebbero fatte con più rapidità. Ma c'è una dimensione più complessa del governare, che è molto più forte del governo e del Parlamento, e c'è una dimensione appunto di dialogo osmotico del lato italiano verso il lato dell'Unione Europea. E allora lì dobbiamo razionalizzare. Cosa servono? Almeno quattro cose. Primo punto, siccome l'economia da sola fa danni, va governata l'economia, serve un governo unico della moneta, dell'euro, naturalmente lavorando anche a strumenti fiscali comuni, perché c'è chi paga le tasse nei paesi e chi non le paga, c'è chi paga naturalmente molto di più come aliquote e alcuni che pagano molto di meno, quindi serve una regola fiscale comune. Serve anche naturalmente un soggetto politico che ci rappresenti, serve un commissario europeo, scusate, il presidente della Commissione europea eletto direttamente, perché questo dà evidentemente una politicizzazione a uno scontro che è politico nei fatti, non è finto, non sono delle marionette a teatro. Numero 3, serve un bilancio comune dell'Eurozona per promuovere politiche di sviluppo e crescita. L'esempio che io faccio, mi scuso con i colleghi, ma è una cosa che a cui terrei, che magari se qualcuno dell'Unione Europea lo porta a casa non è male, è che se l'Unione Europea investisse pochissimi soldi, sono veramente pochi soldi, nel rifare i tetti di tutte le scuole dei paesi dell'Unione Europea, sono quattro soldi, farebbe una grandissima operazione per noi, per esempio italiani, ottima, abbiamo dei problemi infrastrutturali nelle scuole, lo sapete meglio di me, ma farebbe una grandissima cosa anche come prospettiva di visione. Questa è la sfida di un'Unione Europea politica. E dunque avremo bisogno naturalmente di un'Europa che parli con una sola voce in politica estera e in politica di difesa, che serva ad un modello unitario di intelligence, che metta insomma a fattor comune la nostra forza politica. Guardate, Mario Draghi di recente, un banchiere, presidente della Banca Centrale Europea, ha detto che serve una comune guida europea della politica economica, fiscale e di bilancio, proprio perché non averla avuta è stato un errore. E l'uomo che governa l'euro vi dice che è stato un errore, non ve lo dice chi ha perso soldi, ve lo dice l'uomo che dall'altro dell'Euro Tower guarda l'Europa e dice: se questa cosa che tutti noi abbiamo in tasca che si chiama euro non viene governata, questa cosa ci travolgerà. E infatti in parte ci sta travolgendo. Allora deve, lui diceva, dobbiamo far superare i veti. Dobbiamo costruire un'Europa appunto come un'opportunità,
quella che appunto voi, qualcuno di voi, prima il dottor Carmignani mi ha fatto alzare le mani, ha conosciuto uscendo fuori dall'Italia. Allora la sfida vera, e ho chiuso, è costruire un'Europa più semplice, perché deve essere più intelligibile, dovete sapere chi comanda. Costruire un'Europa più politica, perché voi dovete essere capaci di premiare e punire con il vostro voto. E terzo, serve un'Europa molto più interconnessa, perché serve un'Europa a maggior ragione più solida nella sua funzione di collante di un gruppo grande di stati che rappresentano un ampio numero di cittadini. C'è un dato positivo, ed è la ragione per la quale la Presidente Porzi ha invitato noi, credo, e a maggior ragione il Carre si sta impegnando a far crescere questo dialogo fra i parlamenti delle regioni europee. Qual è il dato positivo? Siete voi. Chi siete voi? È una nuova generazione che ha preso corpo. Voi siete i nuovi europei. Voi siete quelli nati dentro l'Unione Europea, voi siete quelli della generazione, è stato detto più volte, Erasmus, ma voi siete anche quelli del Ryanair. Ecco, l'annuncio che voglio darvi è questo: la globalizzazione si sta chiudendo, gli spazi di confronto e dialogo si stanno chiudendo, le finestre le stanno richiudendo, cioè il mondo ha avuto paura di essere interconnesso. Perché le grandi forze di governo internazionale del mondo, della globalizzazione, l'ONU, non sta funzionando. Questo che vuol dire per le vostre speranze di vita? Vuol dire rischiare di rimanere lì dove partite, di non fare il viaggio che invece tutti noi, nel nostro piccolo cuore, vogliamo fare per migliorare noi stessi. Ecco perché il vostro voto domani conta. Conta perché dentro quel voto c'è la speranza anche di mantenere con un piede davanti alla porta bloccata la speranza di un futuro migliore, che tanti giovani come voi altrove cercano di mantenere difendendola nell'Unione Europea. Avete visto Greta, è esattamente come voi, dentro quella speranza si sta impegnando, e io mi auguro che anche voi come noi continuerete questo percorso di pace, di sviluppo e appunto di speranza. Grazie. Grazie per aver resistito finora, non avere tirato mele, pere, cartacce. Grazie. Il tema è complicato, sono convinto che il tema è complicatissimo. E l'unica cosa che mi spinge ad andare oltre la vostra disattenzione, che devo dire siete stati veramente bravi invece, bravi, veramente bravi. Pensavamo peggio, altre volte c'è stata più disattenzione, invece stamattina siete stati esemplari, veramente esemplari. Allora vi chiedo una cosa, così capisco quanto siete esemplari ancora di più. Quanti hanno diritto al voto qui, quest'anno? Alzi le mani, sulle mani, chi vota sulle mani? Voi non votate? Ok, voi dietro non votate, vero? Allora faccio ancora più complimenti, perché ovviamente chi non vota quest'anno un qualche grado di disattenzione se lo può permettere. Allora facciamo un altro test velocissimo. Quanti dopo la scuola o comunque in un futuro pensano di cercare un lavoro? Su, facciamola banale. Voi no? Voi non lavorerete? Cioè tutti? Ok, la domanda era banale, ma fino a un certo punto. Perché adesso io arrivo a spiegarvi una cosa? Piuttosto c'è stato un attentato adesso in Olanda, è un'ultima ora, perché la nostra guerra purtroppo è questa, non c'è la guerra effettiva, la nostra guerra purtroppo sono gli attentati. E gli attentati e il terrorismo nascono proprio
perché l'Europa si è distratta rispetto a certi temi. Mi sono trovato per caso, ma perché lavoravo a Bruxelles, lavoravo a Strasburgo, scusate, nel mezzo dell'attentato, dell'ultimo attentato, quello di un naturalizzato francese, ma tunisino, di origine, che ha preso un mitragliatore, è andato in centro a Strasburgo e ha sparato come se fosse un videogioco. Che lì per lì, raccontato così, è come quando ci dissero tanti anni fa: ti diamo 200 euro se pigi un pulsante e muore un cinese. È la stessa cosa. Ma trovarvi lì quel vostro amico che muore è un'altra storia. E voglio ricordare un grande giornalista che è morto, un ragazzo come voi, che lavorava presso una radio. E non dimenticatelo mai. Sì. Lui si chiamava Megalizzi, ma ne parlava successivamente, non ho detto. Quindi c'è stato un attentato e adesso andiamo avanti. Andiamo avanti affrontando un tema che sembrerebbe complicato, ma perché vi ho chiesto se vorrete lavorare? Perché se voi avrete un lavoro, se anche la Terni Acciaierie avrà un futuro, nel 95% dipende proprio da quel famoso accordo economico. Se voi avrete un posto, non voglio dire medico, ingegnere, farete di tutto, ma anche come una persona che fa l'operaio specializzato, perché non è vergogna. Bene, questo dipenderà dall'Europa. Dipenderà interamente dall'Europa, perché il nostro mercato interno è ancora il mercato più ricco. Occhio, non pensate, c'è un signore che si chiama, è il vice premier Di Maio, io per carità, massimo rispetto. Due mesi fa, ad un certo punto aveva deciso che i cinesi potevano sbarcare in Italia a Trieste, così. Cioè, aveva deciso lui, nella sua cosa, aveva deciso che potevano sbarcare a Trieste, arrivare con tutte le loro navi, eccetera, e sbarcare senza nessun accordo economico, semplicemente così. Non funziona così. È vero. Sarebbe stato meglio se oltre all'euro e oltre agli accordi economici l'Europa avesse avuto anche un esercito e avesse avuto, come ha spiegato il collega di prima, avesse avuto un governo, ma non ce l'abbiamo. Quindi possiamo lavorare su accordi economici ancora. E il vostro lavoro, il vostro futuro, la chiamano generazione Erasmus, e qualcuno fa le battute e la chiama generazione Orgasmus. Perché? Perché nascono storie d'amore e via dicendo in questi viaggi. Quindi è molto carina questa mia battuta, non prendetela come volgare. Ma perché dico questo? Perché gli accordi che intercorrono tra i vari paesi sono il vostro futuro occupazionale. Non avrete lavoro se non c'è un'Europa che ve lo dà. Non avrete lavoro. E non è una cosa da niente. Che il vostro titolo di studio, che fate il perito, farete il liceo, fate quello che vale anche in Europa, è un passo enorme. Cioè tu, quello con la maglietta verde e il cappuccio, tu, lo sai che tu potresti andare in Austria con il tuo bel diploma e dire: buongiorno, io mi chiamo, come ti chiami? Alessandro, ho questo diploma preso a Terni e vorrei lavorare a Vienna. Buongiorno, certo, riconosciamo il suo diploma, mi piace, bello, bravo, quanto hai preso? 36, va bene, lo stesso, va bene. Lo so, scusate, io so, c'è una certa età. Abbiate questa, su, via. Adesso quant'è? 60. Va bene, c'hai 80, dai, te lo auguro, 80, vai, su. Facciamo, dai, 80, va bene. Allora, che succede? Tu hai questo tuo diploma, vai su a Vienna, vai a Göteborg,
Göteborg sarebbe Göteborg, questo, no? Voi calcistici, eh? E il tuo diploma vale come quello che ha preso una a Parigi, la stessa cosa. E questo è un passo in avanti pazzesco. Ma avresti mai pensato di andare a Vienna, a Parigi, a Berlino e dire vabbè, io ho questo diploma, l'ho preso a Terni, what's Terni? Terni, posto, vale. E quello vede il diploma e dice, ah no, benissimo, è vero, c'hai ragione, scusa, poi vieni, apriti, quindi hai un lavoro. Sembra una stupidaggine, sembra una banalità, voi avete 16 anni, 18 anni, 17 anni, io ero molto più disattento di voi, ma molto di più. Quindi io vi ringrazio intanto per l'attenzione. E adesso do la parola a una persona che di economia capisce più di me, molto più di me, che è Luca Ferrucci. Lui vi racconterà come questi accordi economici saranno il vostro futuro e quello che è mancato finora rispetto agli accordi economici. Adesso vi dico un'altra cosa. Rispondete alla domanda, prima che do la parola, rispondete alla domanda veloci, ma velocissimi. Quanti pensano di trovare un lavoro grazie all'Europa? Forza, 1, 2, 3, 4. Pochissimi. Bene, questo mi piace ancora di più, perché adesso Ferrucci sarà un problema tuo. Cioè devo dar lavoro a tutti. Ah, beh, questo devo dar lavoro. Buongiorno, provo in uno spazio di tempo, mi auguro, non così lungo e spero neppure noioso. Allora, partiamo da alcune considerazioni che il dottor Camminiani vi poneva. In generale, come individui, come persone, quando siamo nei momenti di difficoltà, nei momenti di crisi, nei momenti di paura, e sono legittimi, sono sentimenti umani legittimi, come reagiamo? Voi come individui, ma anche noi, tutti quanti, reagiamo secondo due azioni quasi spontanee, inevitabili. Abbiamo paura? Siamo insicuri? Siamo in crisi? Siamo in difficoltà? Cerchiamo di lacerare legami, cerchiamo di recidere legami, proviamo a rifugiarci nel nostro microcosmo, nella nostra individualità. E la seconda cosa che facciamo è attribuiamo le colpe della nostra crisi, delle nostre difficoltà a soggetti esterni. Come dire, d'altra parte siamo degli animali sociali, che ci piaccia o no, veniamo forse dalle scimmie, quindi indubbiamente questi sono i due comportamenti che tendiamo a assumere. Recidiamo legami con gli altri per rifugiarci nel nostro microcosmo, nel nostro piccolo, nella nostra individualità, come se rifugiarsi in qualcosa ci proteggesse dalle cose che accadono, per evitare il contagio, quasi fosse un virus, la malattia che abbiamo preso, e poi diamo la colpa, le responsabilità ad altri. Ecco che per esempio spesso anche nel dibattito che riscontriamo questi due atteggiamenti. Dobbiamo erigere dei muri rispetto a qualcosa per proteggerci, perché i problemi arrivano di là dal muro, e allo stesso tempo è colpa dell'Europa se c'è un'economia italiana che soffre. Ecco, queste due considerazioni sono sbagliate, culturalmente sbagliate. Sono due approcci anche esistenziali sbagliati, che possono solo condurci ad accentuare le condizioni del declino economico del nostro paese e della nostra regione. E allora cominciamo un pochino a ragionare su alcune cose. È colpa dell'Europa se l'Italia va economicamente male. Sapete quant'è il bilancio dell'Unione Europea? È l'1% del PIL europeo, niente. Il bilancio, cioè le risorse finanziarie che l'Unione Europea alloca ai vari paesi, è circa l'1% del PIL. Sapete, negli Stati Uniti, che è uno Stato federale, il bilancio degli Stati Uniti quanto copre? Il 20% del PIL. Quindi semmai c'è poca Europa dentro gli Stati nazionali dal punto di vista economico, l'1% del PIL è una quota iniziale, marginale, irrisoria. Seconda considerazione, per esempio voi sapete che l'Italia è un paese fortemente indebitato,
no? Abbiamo un debito pubblico in rapporto al PIL oltre il 130%. Ebbene, non è colpa dell'Europa se c'è questo debito pubblico. Forse è il modo con cui noi storicamente abbiamo fronteggiato la struttura e la dinamica della spesa pubblica. Ma vi voglio citare solo un altro piccolo esempio numerico, poi non vi porterò dei numeri. Sapete quanto si paga nel bilancio dello Stato italiano di interessi passivi sul debito pubblico? Tra i 70 e gli 80 miliardi di euro all'anno. Dite, ma come è nato tutto questo debito pubblico? Non ce l'ha fatto l'Europa, ce lo siamo fatto noi italiani. Pensate, cos'è il debito pubblico? Da cosa nasce? Nasce dal fatto che, pensate alla vostra famiglia, nella vostra famiglia ci sono dei redditi, redditi dal lavoro, affitti e così via, e poi ci sono delle spese. Ecco, i redditi per uno Stato sono fondamentalmente le entrate fiscali, le tasse, i contributi, le imposte, e poi avete le spesa pubblica. Ebbene, se le entrate fiscali non sono sufficienti a coprire la spesa pubblica, si crea un deficit e va coperto. Se nella vostra famiglia spendete più dei vostri redditi, come potete acquistare delle cose? Dovete indebitarvi. Ecco che lo Stato italiano ha generato debito pubblico, perché storicamente in Italia abbiamo speso più di quanto fossero le entrate fiscali, e questo debito pubblico, non sto ora a entrare troppo in alcuni aspetti tecnici, comporta pagare interessi sul debito pubblico, e quando come voi andate in banca e prendete un mutuo pagate degli interessi. Allora sapete che l'Italia, lo Stato italiano, deve pagare tra gli 70 e gli 80 miliardi di euro all'anno di interessi sul debito pubblico. È una cifra imponente, immensa. Ora, una cifra del genere, se noi avessimo la lira, sarebbe enormemente superiore. Se noi ancora oggi abbiamo tassi di interesse bassi, sentite parlare dello spread, cioè il differenziale dei tassi, diciamo, che lo Stato italiano paga rispetto alla Germania, semplifichiamo, perché c'è un coefficiente di rischio maggiore dell'Italia, ma lo spread è bassissimo, il differenziale è bassissimo. Se noi avessimo la lira, probabilmente i tassi di interesse oggi sarebbero al 17, al 20%, cioè sarebbero quindi cifre insostenibili per lo Stato italiano per pagare gli interessi sul debito pubblico. E quindi sarebbe una sorta di default dello Stato italiano. Allora, due piccoli esempi: l'Unione Europea alloca solo l'1% del PIL, quindi c'è poca Europa, e il secondo esempio è gli interessi sul debito pubblico. Abbiamo la fortuna di avere l'euro, lo dico come provocazione. Senza l'euro gli interessi sul debito pubblico, se avessimo la lira, sarebbero enormemente maggiori, perché i tassi di interesse da corrispondere sarebbero enormemente più grandi. Allora, di fronte ai periodi di crisi, di paura, abbiamo due strade nella vita: o costruiamo muri, o laceriamo legami, o pensiamo che il contagio venga sempre da fuori e le responsabilità sono di altri, oppure ci facciamo carico anche delle nostre responsabilità e accettiamo una seconda strada, che abbiamo bisogno di più Europa, per esempio, in questo senso. E avete bisogno di più Europa per costruire le vostre opportunità, per costruire la vostra vita. Perché avete bisogno di più Europa? Perché, come dire, la generazione di mio nonno, diciamo così, era la generazione della guerra, quindi per lui l'Europa rappresentava la pace rispetto alla guerra che aveva visto. Ma la vostra generazione è una generazione che sarà di migranti. Cosa vuol dire essere migranti? Che vi piaccia o no? Essere migranti vuol dire che si nasce in un luogo dove in quel momento i nostri genitori si trovano, a Terni o ad altrove. Essere migranti significa studiare in più luoghi, diversi magari dal luogo dove siamo nati. Essere migranti vuol dire lavorare in più luoghi, in più città, in più paesi. In Europa, per esempio. Essere migranti vuol dire viaggiare anche in più paesi.
Essere migranti magari vuol dire godersi la pensione in Portogallo, come stanno facendo alcuni italiani. Allora siamo entrati in un ciclo diverso dal punto di vista esistenziale. Mio nonno era nato in un luogo ed è morto in quel luogo. E invece la vostra generazione, in parte anche la nostra, sarà una generazione di migranti, dove avete bisogno certo dell'identità ternana, ma ancora di più avete bisogno dell'identità europea, se volete poter cogliere le opportunità della vostra vita, che sono studiare, viaggiare e lavorare in più luoghi. Ora, questo vuole essere certo un messaggio, una tesi, ma quello che è il compito che mi è stato assegnato e che proverò a illustrarvi in pochi minuti, come abbiamo costruito l'Europa economica, come l'abbiamo costruita. I miei colleghi vi hanno parlato soprattutto di un'Europa istituzionale, delle istituzioni, delle regioni, della politica. Come è stata costruita? Allora provo succintamente a dirvi che nel costruire la strada economica avevamo tre strade possibili. Per costruire l'Europa economica c'erano tre strade possibili. E come per venire a Terni, possiamo arrivarci da una pluralità di strade. Diciamo che la prima strada era la liberalizzazione di alcune cose, la liberalizzazione negli scambi tra i paesi, la promozione della concorrenza e la liberalizzazione degli scambi. Prima strada per costruire l'Europa economica. La seconda strada sono quelle che si chiamano le politiche della coesione e della convergenza. Cioè i paesi europei ricchi devono aiutare i paesi e le regioni europee in difficoltà, quindi politiche redistributive. E la terza strada erano le politiche industriali, sì, le politiche industriali per l'industria, per favorire il rilancio della competitività dell'industria europea sui temi di innovazione, ricerca e così via. Bene, l'Europa economica è stata costruita percorrendo queste tre strade. La strada della liberalizzazione degli scambi, la strada delle politiche della coesione e della convergenza e la terza strada, quella invece delle politiche industriali. Io vi cercherò di farvi vedere come sono state impostate e portate avanti nel corso della storia. Allora, la storia inizia, l'abbiamo detto più volte, no? La storia inizia nel 51 quando si crea la CECA, la Comunità Economica del carbone e dell'acciaio. Carbone e acciaio, perché? Perché erano i materiali con i quali si faceva la guerra, cioè si creavano gli strumenti per fare utensili, cannoni, altro ancora, per fare la guerra. 1951. Cioè l'Europa decide che quelle due cose, carbone e acciaio, devono essere una cosa europea, per evitare che un singolo Stato si vada a rafforzare su alcune di queste due cose per costruire la propria industria militare. Ma è soprattutto nel 57 a Roma che avviene una cosa importante, siamo negli anni 50, avviene il Trattato di Roma, dove si gettano le basi della futura Europa economica, cioè si scrive un trattato a Roma e si dice che l'Europa, per essere costruita dal punto di vista economico, ha bisogno di alcune cose. Le cose che noi vediamo oggi le hanno segnate, le hanno scritte nel 57. Quindi, se volete, gli anni 50 sono gli anni dove si gettano le fondamenta di una casa che sarà costruita a partire dal decennio successivo. È una casa che ancora non si vede, vengono gettate le fondamenta. Andiamo negli anni 60. Negli anni 60 facciamo partire la prima strada, la strada della liberalizzazione degli scambi però di merce. Si parla della libera circolazione delle merci. Cioè dentro i sei paesi fondatori, e attenzione, sei paesi, non quelli di oggi, tra cui l'Italia, appunto la Francia, la Germania, il Benelux, ci troviamo davanti all'esigenza di liberalizzare lo scambio delle merci. Quindi le penne, le scarpe, i maglioni, le automobili circolano tra questi sei paesi senza che ogni paese ponga i suoi dazi, i suoi protezionismi. Perché si dice che è importante questa cosa? Perché evidentemente si presuppone che con la concorrenza dentro questi paesi, nella circolazione dei beni, le persone, gli individui, i consumatori possano acquistare senza pagare i dazi prodotti di altri paesi e quindi in un certo qual modo risparmiare o magari comprare prodotti di maggiore qualità. Quindi è un'idea, se volete, neoliberista che promuovendo la concorrenza
dovrebbe promuovere il bene e l'interesse dei consumatori. Quindi si parte dalla circolazione dei beni, dei prodotti. Negli anni 70 e 80 succedono alcune cose. Succede innanzitutto che i paesi erano sei, ma i paesi europei, come per esempio l'Irlanda, la Gran Bretagna, che non era un paese fondatore, il Portogallo, la Spagna, dicono: però se noi restiamo fuori da questa comunità europea, da questi sei paesi, noi non riusciamo a vendere e a stare in questo mercato più grande, e quindi c'è un costo del restare fuori dalla comunità europea. E quindi tra gli anni 70 e 80 alcuni paesi dell'Europa occidentale capiscono che stare dentro questo nucleo economico con questa liberalizzazione di scambi avrebbe favorito anche loro stessi. Per cui negli anni 70 entrano tre paesi, no? Il Regno Unito, la Danimarca e l'Irlanda. Negli anni 80, quasi a controbilanciare questo Nord Europa, negli anni 80 entrano tre paesi mediterranei: la Grecia, la Spagna e il Portogallo. Ora, se entrano questi paesi, cosa accade alle politiche europee? Beh, un paese come l'Irlanda era un paese povero, era nel Nord Europa, ma il PIL pro capite era basso. La Grecia, il Portogallo, la Spagna che usciva anche da una dittatura militare franchista, erano paesi poveri. Allora l'Europa dice: dobbiamo aiutare le regioni povere. Nascono negli anni 80 le politiche di coesione e di convergenza economica per aiutare questi paesi, e ne beneficia anche l'Italia di queste politiche di coesione e di convergenza. Per cui accanto alla liberalizzazione degli scambi di merci partono negli anni 80 le politiche di coesione e di convergenza, che sono politiche redistributive, nel senso che la Germania dà una mano, essendo ricca, a paesi come il Portogallo, la Spagna e così via. Ma andiamo agli anni 90 e il primo decennio degli anni 2000, perché la vera profonda metamorfosi dell'Europa economica si ha tra gli anni 90 e il primo decennio degli anni 2000. Ci sono cinque cose che accadono, sono cinque cose importanti, sono cinque cose che cambiano la pelle dell'Europa che abbiamo visto finora. La prima cosa: l'estensione geografica e politica dell'Europa. No? La prima cosa, il numero dei paesi che si unisce si allarga rapidamente, non tanto negli anni 90, ma soprattutto negli anni 2000, quando nel 1989 casca un muro a Berlino, nel 90 la riunificazione tedesca, e poi via via una serie di regimi politici nell'Europa centro-orientale implode. E questi paesi, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, decidono di entrare a far parte di questa Unione Europea. E questo è un passaggio fondamentale. Attenzione, è un passaggio epocale nella storia europea, perché solo negli anni 2000, nel primo decennio degli anni 2000, ben 13 paesi dell'Europa centro-orientale ne entrano a far parte. Quindi in un certo qual modo cambia la pelle dell'Europa, cambia la pelle, non il colore della pelle, nel senso che si allarga il numero dei paesi. E questi paesi che entrano hanno due caratteristiche. La prima: sono paesi relativamente poveri e quindi hanno bisogno di potenziare le politiche di coesione e di convergenza, e quindi assorbono molte risorse dell'Europa. La seconda cosa è che spesso questi paesi entrano in Europa per sfuggire all'idea dell'influenza dell'impero zarista o poi dell'Unione Sovietica, e quindi c'è un'idea di anche nazionalismo embrionale che si fa vivo in questi paesi dell'Europa centro-orientale. Questa è la prima metamorfosi, che in un certo qual modo però anche un pochino indebolisce il nucleo fondante dell'Europa. Seconda cosa: si realizza con l'accordo di Schengen la libera circolazione delle persone. Voi oggi potete muovervi in Europa senza alcun problema, non è solo un fatto di low cost, è un fatto di controlli alle frontiere. E con l'accordo di Schengen si può diventare lavoratori europei, non lavoratori del nostro paese. Ok, provo. Questo è un fatto importante, importantissimo, che contribuisce a cambiare l'idea di Europa. Non è più liberalizzazione degli scambi di prodotti, ma è anche, come dire, circolazione delle persone.
terza cosa, la liberalizzazione nel campo dei servizi. Abbiamo parlato dello scambio dei prodotti, ma se l'economia oggi è per il 75% servizi, se vogliamo la concorrenza in Europa dobbiamo liberalizzare i servizi. E quindi arrivano una serie di direttive, di interventi regolamentatori che favoriscono la concorrenza nel campo dei servizi. Pensate allo smartphone che avete in tasca, se esiste in Europa la possibilità di muoversi col vostro smartphone con un'infrastruttura tecnologica comune, l'UMTS e quant'altro, è perché l'Europa ha voluto questa cosa. Se no, non avreste avuto la possibilità di comunicare in Europa come potete fare oggi. Quarta cosa, il problema delle politiche economiche. Purtroppo in Europa le politiche economiche restano profondamente nazionali, no? Pensate alle politiche fiscali, pensate alle politiche del lavoro, nel mercato del lavoro, pensate alle politiche di welfare, pensioni, scuole, la spesa pubblica resta nazionale. E allora cominciamo a costruire negli anni 90 e 2000 i primi embrioni di politiche economiche sovranazionali. Si crea con Maastricht una serie di vincoli all'operatività dei singoli bilanci statali, si introducono dei parametri, quelli che avete più o meno sentito parlare, il 3% del deficit rispetto al PIL non va superato e quant'altro, sono qualche volta dei vincoli stringenti per paesi indebitati come l'Italia, ma sono vincoli alla sostenibilità di un'Europa anche dal punto di vista finanziario, che ci porta poi nel 2001 a far partire l'euro. E poi, infine, il sistema bancario europeo, sul quale ancora oggi dobbiamo costruire delle cose, ma che guarda una libera circolazione dei capitali. L'ultimo decennio dell'Europa è la terza strada, quella delle politiche industriali. Cioè, quello delle politiche industriali perché? Perché ci si accorge che l'Europa non si può proteggere dagli scambi di prodotti. Come dire, creiamo il mercato europeo dei prodotti dentro l'Europa e chi viene da fuori c'ha i dazi. Perché oramai il mondo dei consumi sta fuori dai confini europei. E allora la vera sfida è aiutare l'industria europea a vendere ai russi, a vendere a quelli dell'America Latina, a vendere nel mondo arabo, a vendere in Giappone, a vendere prodotti e servizi in altri continenti. Ecco che allora la logica è, l'Europa si accorge che deve inventarsi la terza strada, la politica industriale per la competitività e lo sviluppo delle imprese, che vuol dire la centralità dell'innovazione tecnologica, la centralità della ricerca e sviluppo, la centralità cioè di una serie di cose che se anche vogliamo vendere scarpe o tessile, non possiamo fare scarpe e tessile low cost, ma dobbiamo metterci degli ingredienti innovativi che hanno a che vedere con tessuti high tech, nel campo delle fibre tessili o altro ancora. Ecco perché l'Europa ci aiuta a voler diventare competitiva su questo piano. Allora, la costruzione europea, una costruzione dell'Europa economica, è una costruzione che parte negli anni 50 e arriva oggi. Seconda cosa, segue soprattutto la strada della liberalizzazione degli scambi di prodotti, di persone e di capitali finanziari. Forse questo è un limite, perché le politiche di coesione e di convergenza, la seconda strada, sono ancora oggi insufficienti. E terza cosa, perché le politiche industriali sono nate di recente, nell'ultimo decennio. Ma, come dire, l'Europa economica è l'unica possibile costruzione che non può che andare avanti, soprattutto per un paese fragile e debole come l'Italia, sia nella componente, diciamo, pubblica, pensate al debito pubblico, sia nella componente privata del tessuto imprenditoriale. Ma voi vi rendete conto cosa vuol dire recidere i legami con l'Europa per tutta quella massa di imprese che oramai lavora magari come subfornitore di imprese tedesche o olandesi senza magari neanche saperlo, perché produco a Terni delle cose che poi vanno a finire a Padova e poi è quello di Padova che assembla e vende a un tedesco e altro ancora. Quindi se e solo se capiamo l'interdipendenza economica che si è generata sia nella sfera pubblica che nella sfera privata delle attività economiche, possiamo capire l'importanza ovviamente
dell'Europa economica, sapendo che ci sono dei limiti, dei difetti, come ho cercato sinteticamente di dirvi, ma la strada da percorrere è migliorarci nei difetti, non recidere i legami, come vi dicevo all'inizio. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Pronti? Manca pochissimo. Però se voglio fare facciamo un altro piccolo test. Fermi. Un attimo. Allora, chi ha una famiglia con tre componenti? Alzi la mano. Ok. Chi ha una famiglia con quattro componenti? Ok. Adesso fate una semplicissima moltiplicazione, semplicissima, moltiplicate per ciascuno dei componenti familiari per 40.000, quindi il nucleo familiare con 3 persone, 3 per 4, 120.000 euro, bene, invece per 4 persone sono 160.000 euro. Bene, se voi, chi ha 160.000 euro a disposizione? Perché dico questo? Perché faccio questo calcolo? Per un motivo semplicissimo. Nel momento in cui voi siete nati e nel momento in cui nasceranno i vostri figli, voi già avete con il mondo un debito e con le banche un debito di 40.000 euro a testa. Voi dovete già, senza avere fatto niente, ma solo di essere venuti al mondo, voi già avete con le banche un debito di 40.000 euro, che sarebbero state 80.000 euro se non foste europei. Adesso io passo la parola a un collega che si occupa di comunicazione e che soprattutto è il tema fondamentale è comunicare l'Europa. Passo subito la parola e poi le conclusioni. Ma buongiorno a tutti, adesso io mi aspetta un compito, parlare di comunicazione. Ho cambiato il mio intervento ascoltando soprattutto i miei colleghi, perché ad esempio io fino a ieri non conoscevo questo videogioco di cui parlava prima il collega Clementi, Fortnite, e ho chiesto anche a mia figlia che è un po' più piccola di voi, ha 14 anni, invece lo conosceva. Perché ho deciso di cambiare un po' l'intervento? Perché Fortnite è stato il gioco che ha utilizzato Tarrant, l'autore dell'attentato terroristico in Nuova Zelanda, per addestrarsi. Perché vi dico questo? Perché secondo me là si possono capire effettivamente l'importanza e il ruolo che possono giocare i mass media, pensiamo anche ai social network. Cosa fa Tarrant? Tarrant 13 minuti prima di entrare in azione scrive un post, manda un'email in cui praticamente annunciava la sua azione terroristica e registrava in diretta, mandava in diretta online Facebook tutto quello che stava facendo, cioè lui ha ucciso 50 persone entrando in una moschea. Facebook non è stata in grado di togliere quel video. Facebook ha 15.000 persone, 15.000, non ho detto una, non ho detto mille, ma 15.000 persone che si occupano di controllare tutto ciò che io, Marco Mazzoni, sono un sociologo della comunicazione, scrivo su un post. Se scrivo delle cattive parole sui miei colleghi, sicuramente vengo bloccato da qualcuno di quei 15.000 che controllano il mio post. Perché Tarrant non è stato bloccato? Vedete la potenza dei mezzi di comunicazione? Perché ha messo un video. Quello che possono fare i 15.000 persone
è controllare quello che noi scriviamo, ma non quello che noi mettiamo attraverso un video. Al punto che ieri nei giornali, Facebook faceva appello a che cosa? Per favore non condividete quel video che Tarrant ha messo in giro, perché è un video ovviamente violento, dove si possono vedere immagini che distruggono. Allo stesso tempo però, ritornando alla nostra Greta, di cui abbiamo, per mostrarvi gli effetti dei mezzi di comunicazione di massa, Greta, la sedicenne svedese, che parla inglese, attenti bene, avete visto anche con quale fluenza, quello è un modo per costruire la comunità europea, come comunica con la sua comunità? Come comunica il giorno a favore del clima? Con dei tweet. Ha detto che milioni di persone sono scesi, io mi sono segnato alcuni numeri, 1.400.000 persone sono scese in piazza in 125 paesi diversi, in 2083 luoghi, città diverse, e lo ha fatto con un tweet. Vedete come gli effetti dei mezzi di comunicazione possono essere completamente diversi. Guardate bene, un'immagine che ieri a me ha colpito, che ne ho parlato con, io ne parlo spesso, parlo, i miei interlocutori sono la mia compagna e mia figlia, è questa signora qua che ieri indossava un copricapo, lo hijab. Pensiamo tutti che questa sia una, guardando, una donna islamica. No, non lo è. È la signora Ardern, che è il premier, cioè il presidente del consiglio neozelandese, che per andare a visitare, a commemorare il luogo del delitto dell'altro giorno in Nuova Zelanda, indossa un indumento del mondo islamico. Per dire che cosa? Per dire che cosa? Che siamo tutti uguali. È da qua che parte, secondo me, l'importanza dell'Europa. Io quando, l'ho fatto già in altre situazioni, per ricordare l'importanza dell'Europa, ricordo già un po', il dottor Carmignani me l'ha, lo ha accennato, una figura che, di un ragazzo poco più grande di voi, perché avrebbe compiuto 30 anni quest'anno, perché era del 1989, che per sua sfortuna il 14 dicembre del 2018, quindi pochi mesi fa, non si trovava in Italia, lui che era italiano, ma si trovava a Strasburgo. Questo è il post che lui ha scritto alcuni giorni prima che morisse dopo un attentato terroristico. Guardate, lo dico sempre perché è significativo, non l'ho trovato io questo post, io ho una figlia di 14 anni, Teresa, che ovviamente sa smanettare meglio di me nei social, e mi ha posto l'attenzione, sapendo che io mi occupo di comunicazione, questo post, che lo leggo perché secondo me vi fa capire dove sta lo spirito europeo. Poi uno può scegliere, siamo un paese fortunatamente libero. Secondo me in queste parole sta l'europeismo che dovrebbe caratterizzare i giovani che del nostro paese. E scrive Megalizzi: sono del 1989, mi sento europeo, poi italiano e infine trentino. Ho viaggiato per tutta l'Europa, vissuto in 3-4 stati, come se mi fossi spostato dal Friuli al Lazio, senza che cambiasse nulla a livello burocratico. Io le voglio difendere queste libertà, voglio farmi portatore della fortuna che sto vivendo. Ecco, secondo me qua, in queste parole, c'è tutta l'identità europea. Il viaggiare, un grandissimo studioso, perdonatemi, Umberto Eco, diceva le cose che diceva prima Italo. Umberto Eco diceva, e questo ve lo consiglio vivamente, viaggiate, fate l'Erasmus, perché facendo l'Erasmus sia un momento di formazione, perché ovviamente andrete a studiare in un altro paese europeo, ma soprattutto avrete amici che si chiameranno François, Thomas, che vivranno in paesi diversi dal vostro, da dove siete nati, e con cui costruirete una comunità. Non avremo soltanto, il mio amico non si chiamerà soltanto Luca, Italo, ma potrò avere un amico in Francia, in Olanda, in Germania, nel Regno Unito, amici con cui io posso condividere qualcosa. Questo è il punto saliente. L'ultima cosa, e poi chiudo anche per una questione di tempo,
pochi sanno il motivo per cui Antonio Megalizzi si trovava a Strasburgo quel mercoledì. Era un mercoledì, non posso sbagliarmi, perché il mercoledì, un mercoledì al mese, il Parlamento europeo non si riunisce a Bruxelles, ma si riunisce a Strasburgo. Che cosa, perché lui si trovava a Strasburgo quindi? Perché si stava riunendo il Parlamento europeo, ma lui è uno studente universitario. Perché era interessato a stare a Strasburgo? Guardate, questo è molto significativo, che spiega, a mio avviso, l'importanza che possono avere i mezzi di comunicazione di massa. Nel 2014, a Perugia, Università degli Studi di Perugia, la radio universitaria del nostro Ateneo, noi tutti e quattro i docenti apparteniamo alla stessa Ateneo, organizza un festival che si chiama University Media Festival, dove vengono raggruppati tutti i rappresentanti del mondo universitario che avevano delle radio, non solo italiane, ma anche di altri sei paesi, che sono Francia, oltre l'Italia, Spagna, Portogallo, Germania e Grecia. Si riuniscono a Perugia, nel nostro Ateneo, per fare che cosa? Perché vogliono dare vita ad un programma radiofonico che si chiama Eurofonica, che ancora esiste, che il mercoledì in cui si riunisce, il giorno in cui si riunisce il Parlamento europeo a Strasburgo, vanno a Strasburgo per raccontare quello che all'interno del Parlamento europeo viene deciso. Ma per raccontarlo a chi? Questo è interessante. Non lo fa un emittente commerciale, non lo fa un emittente pubblica, una radio universitaria, perché il futuro, come scrive anche ieri l'Espresso in prima pagina, siete voi giovani per l'Europa. E i giovani studenti avevano capito che cosa? Che per rafforzare l'identità europea c'era bisogno di condividere informazioni che riguardassero l'Unione Europea. Bisogna sapere cosa fa l'Unione Europea. E i nostri studenti, italiani, spagnoli, francesi, belgi, portoghesi, tedeschi, hanno capito che per fare questo bisogna che istituire un format radiofonico. L'ultime due righe, l'obiettivo di questa Eurofonica, il motivo per cui Antonio Megalizzi il 14 dicembre del 2018 si trovava a Strasburgo. Spiegare, ecco perché esiste Eurofonica, ancora oggi esistente, spiegare ai giovani l'Unione Europea in modo semplice e accattivante, senza mai perdere di vista la precisione, la puntualità e l'obiettività sulle informazioni europee. Grazie. È finita. E vi ringrazio veramente di cuore per l'attenzione e per quello che siete riusciti a captare oggi. E spero di avere, se dovessi fare la domanda, ma non la farò, quanti si sentono più europei, di avere qualche mano in più alzata. Grazie.